Lo Sport, in collaborazione con... Da Pegaso, la qualità incontra risparmio. Solo da noi, i migliori mobili artigianali veneti, scontati oltre il 50%. Mobili in arte povera, rustici, in legno massiccio, anche con finiture a richiesta. Noce, naturale, laccati, decappati. Pegaso, mobili per sempre. Bene, siamo arrivati alla pagina sportiva, parliamo di calcio. Iniziamo con l'Alessandria che ieri a Cantalupo, in provincia di Torino, condividendo, approfittando del fatto che condivide il ritiro con il Torino, ha incontrato appunto la formazione primavera del Toro che ha vinto per, ed ha vinto per 3-0 contro il Toro. A decidere sono state una doppietta di Boccalone e poi il terzo gol segnato da Junco. Momento cruciale è stato il secondo tempo quando mister Giuseppe Scienza ha cambiato tutti i giocatori in campo. Il risultato quindi è stato poi confermato da Boccalone nel secondo tempo con questa doppietta e poi da Junco. Da segnalare che a bordo campo c'era anche il presidente del Torino Calcio, l'alessandrino Urbano Cairo. L'Alessandria nel primo tempo ha schierato Nordi, Sosa, Manfrin, Loviso, Morero, Sirri, Boniperti, Mezzavilla, Marconi, Branca e Fischnaller. Nel secondo tempo invece ha cambiato molto: Vannucchi, Spighi, Sabato, Zemide, Picone, Benek, Marras, Nico, Boccalon, Junco e Casulla. E adesso invece parliamo di sport di Serie A. Non è bastato alla Sampdoria vincere per 2-0 contro la Novi Sad e rimanere in corsa per la qualificazione in Europa League. Risultato a parte, la Samp di Walter Zenga ha comunque dimostrato di essere molto compatta e reattiva in campo. E con questa vittoria per 2-0 e la prova convincente, diciamo che la panchina di Walter Zenga non traballa come dopo la sconfitta dell'andata. In casa Juve invece è di Pogba la maglia numero 10 lasciata in eredità da Carlos Tevez. Una maggiore responsabilità per lui, ha commentato Massimiliano Allegri, che sta ultimando le preparazioni in vista della partita in Supercoppa di domani a Shanghai contro la Lazio. Il tecnico bianconero non si sbilancia sulla formazione dopo la defezione di molti giocatori e lo stop forzato di un mese di Morata. Siamo con questi arrivati al termine anche della pagina sportiva. Vi ricordo, tra poco ci saranno le previsioni del tempo e poi la pagina degli appuntamenti con le notizie utili. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Lo Sport, in collaborazione con Pegaso, mobili per sempre. Sulla strada statale Novi Alessandria, aperti anche la domenica pomeriggio. Il meteo, in collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenza e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. La festa più bella, la 39esima festa dell'Unità, a Fubine dal 7 al 16 agosto. Tutte le sere, sempre al coperto e con ingresso libero, manifestazioni, dibattiti, esposizioni, un perfetto servizio bar, birreria con musica dal vivo, serate a sorpresa e giochi a premi. Tutte le sere, dalle ore 19, apertura al ristorante con fritto misto di pesce e alla griglia, mentre nelle serate di specialità non mancherà mai il menù tradizionale. Questo l'incredibile programma. Venerdì 7 si balla con Luigi Gallia e si cena con la specialità insalata di mare, paella, ravioli di pesce. Sabato 8 alle ore 19.30 dibattito sul tema cibo e territorio. Si cena con polenta e cinghiale o con fonduta di formaggi. Poi tutti in pista con l'orchestra Laura Fiori.
Domenica 9, serata di beneficenza. Si cena con specialità insalata di mare, penne mare, zucchine e curry. Poi tutti a smaltire con l'orchestra Lillo Baroni. Lunedì 10 interverrà il presidente della regione, Sergio Chiamparino, e si cena con rane fritte, trippa in umido e si balla con i mambo. E alle ore 24, imperdibile spettacolo di fuochi artificiali. Martedì 11, tutti in pista con l'orchestra Arrangone, mentre le specialità della serata sono polenta con stufato d'asino o con fonduta di formaggi. Mercoledì 12, fiesta de carne alla pariglia. Gli asador fubinesi cucineranno per voi le 7 meraviglie di carne, accompagnate da fiumi di mojito, margarita, birra, sangria, mentre per la musica allieterà la serata Valentina. Giovedì 13, serata di beneficenza. Si ballerà con l'orchestra Ricky Renna e si cena con le specialità frittatine dell'orto, tagliatelle con cinghiale, stinco al forno con patate. Venerdì 14, grande festa in birreria. Si cena con insalata di mare e paella e si balla con l'orchestra Bagnasco. Sabato 15, tutti a cena con polenta e merluzzo o fonduta di formaggi, poi a smaltire con l'orchestra Ricky Show. Domenica 16, elezione di Miss e Mister Over 70, serata di beneficenza, si cena con piatto etnico e poi tutti in pista con Donatella e Italian Melody. Vi aspettiamo a Fubine per la 39esima festa dell'Unità dal 7 al 16 agosto.